Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni. L'ospite di questa sera è Lino De Pra, presidente di ANA, sezione di Belluno. Buonasera. Buonasera. Noi stiamo indossando la mascherina anche perché voi quest'anno, insomma, vi siete molto, molto impegnati nell'emergenza coronavirus, ma ci arriveremo dopo. Prima parliamo di un argomento che ci riporta a qualche mese fa, anche in questo caso, il rinnovo del direttivo. Certo, il direttivo è stato rinnovato con l'assemblea dei delegati che siamo riusciti a fare il 20 giugno nel 2020. In quell'occasione, gran parte del consiglio che era in scadenza è stato rinnovato anche con delle forze nuove e quindi diciamo che è stato un buon lavoro quello che siamo riusciti a fare nonostante tutti gli accorgimenti che abbiamo messo in campo per rispettare la normativa, ma soprattutto per rispettare i nostri alpini in termini di salute. Il consiglio che è andato a formarsi è composto da quattro vicepresidenti, di cui uno vicario, da 18 consiglieri, da 12 eletti o incaricati per le varie specialità, diciamo così, che abbiamo all'interno del consiglio di sezione, che possono essere l'addetto stampa e direttore in marcia, il coordinatore dell'unità di protezione civile, la commissione che segue la revisione dei conti oppure la giunta di scrutinio. Poi c'è la commissione sportiva, degli addetti allo sport e tutte queste attività che sono proprie di una sezione. Appunto, nell'organizzazione di questo nuovo consiglio abbiamo inteso dare anche così un apporto nuovo formando 17 commissioni. Le commissioni hanno la responsabilità dei vari settori che cura la sezione di Belluno. Dentro queste commissioni ci sono tutti i collaboratori, i consiglieri, gli addetti, gli incaricati, eccetera, ognuno che fa la sua parte in una o più commissioni. Abbiamo inteso farlo così perché è quel lavoro di squadra che si riescono a raggiungere gli obiettivi. E noi di obiettivi da raggiungere in questo triennio 2020-2023 ne avremo parecchi perché ricorre il centenario. Perché il precedente presidente è riuscito ad ottenere il raduno triveneto degli alpini che era stato chiesto in occasione del centenario nel 2021, quest'anno. Purtroppo per i fatti dovuti alla pandemia sono stati spostati al 2022 per aderire alle richieste di altre sezioni che si erano prenotate prima di noi. La sezione di Belluno è composta da 44 gruppi alpini, un numero abbastanza elevato per noi. Sono dislocati in tutte le varie vallate, quindi abbiamo l'Agordino, la Sinistra Piave, la Destra Piave, Ponte nelle Alpi Soverzene con l'Alpago e poi Longarone Zoldano che va a chiudere la quinta parte, diciamo, di questa nostra organizzazione. Come alpini siamo ancora abbastanza numerosi. Le iscrizioni del 2020 hanno retto bene quello che è diciamo, l'andamento degli altri anni, anche grazie a quelle che sono state le nuove iscrizioni per quanto riguarda la protezione civile. Un forte incremento l'abbiamo avuto nell'iscrizione dei militari del settimo alpini, che hanno inteso darci un grande aiuto tramite il comandante che si è reso disponibile a questo, in quello che è stata la gestione, i primi tempi della gestione della pandemia, quindi da marzo, aprile in avanti, finché si è chiuso il primo ciclo diciamo, più impegnativo. Hanno collaborato con noi per la distribuzione delle mascherine, della parte che serviva per sanificare, e in più hanno collaborato con noi nella gestione di quelle che erano le richieste che provenivano dalla US 1 Dolomiti.
È stato un grande lavoro, un lavoro che si è aggiunto, diciamo, a quelle che erano le nostre normali attività, del quale magari dopo vi faccio anche un po' di resoconto di quello che siamo riusciti a fare. Come manifestazioni che noi avevamo in programma per il 2020, siamo riusciti a realizzare soltanto due che riteniamo erano doverose. E hanno riguardato uno di quelli che sono i punti forti dei nostri valori alpini, cioè ricordo dei nostri morti, la commemorazione dei nostri morti. E quindi abbiamo realizzato il 18 ottobre il sacrario di Pian de Salesei, abbiamo chiaramente onorato i nostri morti con una cerimonia coinvolgendo anche un po' tutte le sezioni vicine, non solo quelle della provincia di Belluno, anche quelle della provincia di Treviso. Non si è andati oltre per motivi appunto di contenimento dell'affluenza e siamo riusciti a fare una cerimonia che penso che in tanti abbiano veramente gradito all'interno del loro cuore per questo ricordo, no, che noi portiamo avanti per i nostri caduti. Poi il 19 dicembre abbiamo iniziato, spero, una tradizione, cioè la Santa Messa di Natale appunto per i nostri alpini andati avanti e per i nostri caduti. Forse non è stata sufficientemente compresa in un momento così una celebrazione di questo, però noi intendiamo che questa diventi una tradizione perché è il dovere principale nostro, quello di onorare i nostri morti. E quindi noi era la sola cosa che potevamo fare in questo periodo qua, ma l'abbiamo fatta e riteniamo di aver dato un segnale su questo. C'è anche un'altra cosa che vi attende in questo periodo, però ci siamo ormai, sono i mondiali. Ormai sì, ci saranno i mondiali di sci, ci siamo dentro ormai nell'organizzazione, siamo partiti ieri mattina di buon'ora, abbiamo le fila proprio preparate, i turni già tutti coperti, ci atteniamo a quelle che sono le disposizioni, anche in questo caso sanitarie, per la tranquillità e la sicurezza di tutti i nostri volontari e quindi ci apprestiamo ad affrontare un'altra bella avventura. Con che tipo di attività? Allora, l'attività nostra soprattutto riguarderà quello che è la parte logistica, quella che è l'assistenza di tutti gli arrivi delle varie organizzazioni mondiali, internazionali, mondiali che arriveranno a Cortina per lo sci e quindi la collaborazione a tutto tondo con quello che è l'organizzazione dei mondiali, una grande organizzazione che effettivamente abbiamo visto come prova generale per future Olimpiadi, penso che sarà una cosa che funziona e quindi ben vengano di queste manifestazioni che danno lustro alla nostra provincia, che danno lustro alle nostre bellezze naturali che abbiamo. Abbiamo accennato alla collaborazione con i vari enti, con la protezione civile, sono molte le associazioni di protezione civile del territorio, però diciamo che gli alpini rappresentano una grossa fetta dei volontari. Protezione civile però non è solo uscire quando c'è maltempo, c'è anche tutt'altro, no? Sì, noi come sezione di Belluno, dicevo prima, di 44 gruppi abbiamo in totale 6.359 soci iscritti. Di questi 6.359, 600 sono alpini o amici degli alpini che sono iscritti con noi per poter partecipare a quella che è l'unità di protezione civile della nostra sezione. Questi 600 volonterosi, diciamo così, volontari molto molto disponibili, ci hanno dato una grossa mano nel realizzare degli obiettivi che sono veramente di tutto rilievo. Allora, dal 25 di febbraio 2020, che noi abbiamo iniziato la fase della pandemia, a tutto il 30 novembre, i volontari che si sono alternati sono stati 374 al netto dei doppi turni, naturalmente, e sono riusciti a donare 30.000 ore di lavoro.
È un risultato che riteniamo importante, ma è un risultato soprattutto che ci colma di gioia per il bene che abbiamo potuto fare nei confronti delle nostre popolazioni. Poi, dal 30 luglio, passiamo a un'altra fase. Dal 30 luglio c'è stata l'emergenza maltempo. Lì siamo intervenuti in molte zone, la provincia di Belluno, Verona, Vicenza, Cortina, poi Auronzo di Cadore, Alleghe e recentemente l'Alpago, e anche lì i volontari hanno dato un apporto per 511 volontari per un totale di 944 giornate uomo. Ed infine, volevo appunto completare il quadro di quello che sono stati gli interventi più massicci in questa fase qua della protezione civile, che sono gli interventi per la ULSS nella gestione dei drive-in dal punto di vista logistico, il supporto appunto si diceva ai mondiali di Cortina, dove ad oggi abbiamo impiegato 354 volontari per un monte giornate di 977 giornate di lavoro. Questo è quanto ha fatto la Protezione Civile e i numeri ce li abbiamo perché chiaramente noi abbiamo tutto un dispositivo di rispetto delle regole nei confronti della regione, della prefettura, della provincia, eccetera, per cui è tutto quanto catalogato e tutto quanto reso evidente quello che è gli interventi che facciamo. Però che conosciamo magari un po' meno agli occhi del pubblico, sono tutti quelle attività, quei lavori, affrontare le varie problematiche che i nostri capigruppo dei 44 gruppi, insieme ai loro gruppi alpini, portano a favore delle nostre comunità. È un grande lavoro. È un lavoro, direi, nascosto, che non hanno mai reso evidente, ma che sappiamo molto apprezzato dalle nostre popolazioni. E quindi un grazie veramente a loro, che sono le colonne della nostra associazione, sono i capigruppo, perché sono loro chiaramente che sono propositivi, che sono così sul territorio e quindi in grado di dare quella generosità che c'è propria degli alpini. Alcune associazioni fanno un po' fatica ad attirare i giovani. Succede anche a voi? No, noi per la verità, probabilmente per lo stile di noi alpini, no? Per il modo di essere, per il modo di fare, per quello che sono i nostri valori, no? Molti condividono con noi. Dicevo prima di 600 volontari di protezione civile, ne abbiamo molti che non hanno fatto il servizio militare e sono i più giovani, sono magari quelli più attivi. Ma chiaramente vengono con noi perché apprezzano quello che noi stiamo facendo, lo facciamo in modo organizzato e anche sicuro, per cui così è un modo attrattivo di continuare la nostra attività, sulla quale noi ci crediamo molto perché mancando la leva ormai da anni che è stata sospesa, è un'alternativa per avere una grossa forza per portare avanti così la nostra associazione rispondendo a quelle che sono le esigenze di umanità, di solidarietà, di aiuto alle nostre amministrazioni locali, di aiuto nelle emergenze e tutto quello che noi partendo dal terremoto del 1976 dove strutturalmente abbiamo formato le prime squadre di protezione civile, da quel momento in poi non ci siamo mai fermati, abbiamo sempre continuato, abbiamo sempre aggiunto, abbiamo sempre attuato veramente un'organizzazione sempre più confacente con quelle che sono le realtà, anche delle normative, tra l'altro. Ecco, organizzazione è sempre una parola, come dire, molto, molto forte per quanto riguarda il mondo degli alpini. A proposito di organizzazione, 2021, cosa c'è in ballo? Ecco, 2021, dopo la mia elezione, avevamo stilato con il consiglio sezionale direttivo un bel calendario, un'agenda di impegni che era anche molto condivisa, molto gradita. Però
Purtroppo questo tempo qua di pandemia ci sta frenando un po'. Dovremmo fare soltanto quelle poche cose che statutariamente dobbiamo fare, e in più quelle cose che sono talmente importanti per cui riteniamo sia utile continuare su questa strada. Abbiamo indetto per il 7 marzo prossimo l'assemblea dei delegati, che probabilmente sarà adatta da destinarsi perché ancora gli ammassamenti non possiamo ancora portarli a termine. Poi invece per il 4, il 5 e il 6 giugno avremo in programmazione il centenario della sezione Alpini di Belluno, che ricordo è stata fondata il 19 giugno del 1921. Il sesto raduno della Brigata Alpina Cadore e la festa sezionale. Sono i tre appuntamenti che noi abbiamo così messo sulla carta. Adesso vedremo quello che riusciremo a realizzare in base alle condizioni di salute e di normativa che andiamo a affrontare per il mese di giugno. Cercheremo di essere pronti in maniera tale che le alternative di un piano A, di un piano B ci siano tutte, che qualcosa riusciamo a realizzare. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi ringraziamo per la disponibilità il presidente dell'ANAS sezione di Belluno, Lino De Pra. Lo salutiamo naturalmente. Grazie, grazie a voi dell'invito. Veramente speriamo di rivederci presto, con un programma che possa essere tale e ci gratifichi tutti. Speriamo quindi appunto che la situazione migliori un po' a livello anche globale. Grazie per essere stati con noi, buona continuazione.